Anna Maria Ieva, alias Cicetta, sempre in prima linea se si tratta di occasioni benefiche per far del bene. Beh, come si fa a dire di no se un'associazione ti chiama e ti invita a sostenere un evento per beneficenza? Bisogna solo accettare, dire sì e mettersi a disposizione. Credo che l'indole per far del bene debba essere una cosa naturale per tutti, non solo per Cicetta. Segreti e trucchetti per piatti perfetti, vere e proprie lezioni di cucina, quindi a massaie poco diligenti o per chi magari non ha tempo, per stare in cucina e dedicarsi, appieno. Ma più che lezioni di cucina, io li definisco sempre incontri di cucina. Sono incontri conviviali dove si trascorre del tempo insieme e allo stesso tempo si impara a realizzare delle ricette che fanno bene alla mente e al corpo. I piatti perfetti ovviamente richiedono materiale di prima qualità e quindi l'importanza dei prodotti scelti. Questo assolutamente sì, la qualità è molto importante, però non bisogna cadere nella scelta di prodotti troppo costosi, perché come sappiamo noi abbiamo dei prodotti a chilometro zero e con questo appunto indico tutti quei prodotti entro i 70 km, come sappiamo bene dalla produzione alla vendita, che possiamo acquistare a prezzi consoni e approfittare anche della bontà del prodotto stesso che è stato appunto coltivato, amato dall'agricoltore stesso e che ce lo portiamo a casa così come la natura lo ha portato avanti. La cucina sta vivendo uno dei suoi momenti migliori sul web, in televisione, insomma dappertutto, anche sulle riviste si parla di cucina, di ricette, le trasmissioni e quant'altro. Tutto ruota attorno alla cucina. Cos'altro ci dobbiamo aspettare? Una domanda bella corposa. Cosa ci dobbiamo aspettare? Io mi aspetterei veramente qualche passettino indietro, nel senso, si sta facendo troppa cucina per troppe teste e per chiunque. La cucina va rispettata, alla base. Molte volte io mi trovo in disaccordo su tante, casacche che riportano chef e il nome di chi stai seguendo la ricetta, quando questa persona non è assolutamente uno chef, bensì, un esperto magari di cucina, un appassionato, perché qui abbiamo fatto un mondo di appassionati, non un mondo di chef, la cui differenza è notevole, per definirsi chef una persona deve avere delle caratteristiche, del sapere molto molto fitto. Invece noi siamo semplicemente degli appassionati di cucina e questo è ben diverso. Quindi questa prospettiva di ricette a 360 gradi vanno bene, però riteniamo sempre l'importanza di quelle ricette più semplici. Inutile andare a preparare ricette complicate. Io sono sempre per riscoprire quella che è la nostra cucina popolare, piuttosto che andare ad eseguire delle ricette che sono lontane da noi e lontane dai nostri valori. Una giornata sociale potremmo definirla, quella della Croce Rossa che sposa pieno il progetto di Cicetta, e quindi questo momento, se vogliamo, anche conviviale. Sì, buongiorno a tutti. Sì, Cicetta ci ha reso partecipi di questa sua voglia di connubio fra la sua professionalità come, diciamo, cuoca di tutti, ecco perché è conosciuta qui proprio col nome di Cicetta, e la Croce Rossa. Quindi ha sposato in pieno quello che è il mondo del volontariato, garantendo questa giornata sociale con tutti, con ovviamente le persone che hanno aderito a queste lezioni informative di cucina, e il ricavato ovviamente sarà devoluto alla Croce Rossa per acquisto di materiale sanitario che aumenterà le nostre capacità di intervento all'interno del territorio, diciamo, ecco, di Andria. Questo momento l'abbiamo accolto ovviamente con grande enfasi anche noi volontari che abbiamo contribuito con Cicetta alla buona riuscita di queste 2 giornate, e ovviamente anche sostenuti da sponsor che ci hanno permesso ovviamente, no, l'acquisto del materiale per queste 2 giornate.
E, proprio perché, come dicevo prima, anche nella presentazione di questa lezione informativa, CICET rappresenta un po' quello che è uno dei nostri due dei sette principi, volontarietà e unità. Quindi lei ha, con questo modo di unire, con questo modo di diciamo, aggregazione e con questo suo modo di fare volontariato, diciamo, ci permette, ha permesso queste due giornate e ha voluto che la Croce Rossa fosse proprio la sua spalla destra. E noi siamo stati felici di accettare questa sua richiesta di collaborazione perché ovviamente sentiamo che attualmente, soprattutto visto le ultime notizie di cronaca nera che imperviano Andria, ovviamente questi momenti di aggregazione servono anche nella dimostrare che non è tutto sempre notizie cattive, ma anche queste notizie servono a rincuorare ovviamente le persone che sanno che ad Andria ci sono risorse come Cicetta, come Croce Rossa, pronte a dare il loro proprio contributo nella crescita sociale.